Ecco, diciamo che la cerimonia di oggi ha un grandissimo significato. Innanzitutto, quando si recupera e si vivifica un sito che era stato abbandonato, vuol dire già recuperare una parte di noi stessi, cioè ristabilire quel legame col passato che ci dà anche la certezza di essere ben radicati e di guardare con fiducia e serenità l'avvenire. Quindi, praticamente il voler recuperare questo sito e poi questo segno tangibile di religiosità vuol dire anche valorizzare il lavoro dei nostri antenati. Questi antenati che hanno fatto sì che col disboscamento, con lavori di secoli, hanno reso possibile lo sfruttamento, diciamo, dei piccoli campicelli, dei piccoli prati per il loro sostentamento. E poi riscoprire i segni tangibili della religiosità popolare vuol dire appunto in un'epoca come la nostra, in cui ci mostrano degli ideali caotici e confusi, andare verso la via che i nostri padri hanno voluto indicarci proprio con questi segni tangibili di fede e di valori, diciamo, spirituali. Quindi una festa collettiva, visto che anche hanno partecipato diverse persone alla realizzazione di questo restauro, che ha un grande significato e che significa anche una crescita culturale e non solo culturale per tutta la collettività valligiana, diciamo di tutta la valle, visto che questa chiesetta è su una via di passaggio e visto che questa chiesetta ormai diventa pubblica e appartiene un po' a tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, noi se noi rimettiamo i nostri debitori, Ave Maria, frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. In questo secondo mistero, noi ricordiamo che Maria Santissima scende da Nazareth e va a Ain Karim, vicino a Gerusalemme, 120 chilometri, a trovare Santa Elisabetta. Ma non a far gusto da chiatale, perché ha capito che lei, vecchia, aveva bisogno di aiuto. Cosa vuol dire per noi questo? Molto importante. Il dono della fede che riceviamo nel battesimo non possiamo tenerlo chiuso nel nostro cuore. Maria, ricevuto l'annunzio dell'angelo, avendo già nel suo seno questo bambino, Eas feminis eo diis, pensai, Dio Padre aveva già detto il nome del bambino appena concepito. Il bimbo è concepito, è vivo, è uomo, non è di buttavie. Torniamo di qua. La carità, Maria Santissima si preoccupa degli altri. Parola tanto adoperata la carità, ma tanto difficile nel nostro tempo moderno. L'acca si siera alla quarta di chiase e si sta contenta al chialte della televisione. La carità significa guardare gli altri con gli occhi di Dio, anche se sono massepassouz, anche se ci sono odiosi, anche se ci hanno fatto del male. E guardarli con gli occhi di Dio significa sapere perdonare e soprattutto sapere aiutare in bisogno. Non è facile, Savese. Però questo è quello che ci richiama l'impegno della nostra fede. Padre nostro, sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Allora adesso vediamo il terzo mistero gaudioso. Noi ricordiamo la nascita di Gesù a Betlemme in una mangiatoia. Questo è il più grande mistero, è il fondamento della nostra fede, perché se Gesù, figlio di Dio, coeterno con il Padre, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non avesse preso forma umana come noi, noi non saremmo stati salvati dal peccato. In questa nascita, semplice come tutti gli uomini, Gesù appare nella storia dell'umanità il fratello che guida gli altri fratelli alla salvezza e li guida attraverso la sua morte di croce. E allora San Paolo potrà dire, come tutti muoiono in Adamo, tutti ricevono la vita nel nuovo Adamo che è Gesù. Cosa serve per noi la nascita del Signore? Ecco, il cristiano è un pochettino come Maria. Maria ha dato alla luce Gesù una volta. Il cristiano invece è chiamato a dare alla luce Gesù ogni giorno. Non un fatto fisico, ma un fatto di fede. Ogni volta che noi viviamo la nostra esperienza quotidiana alla luce del Signore, noi rendiamo presente l'incarnazione, la salvezza, e anche noi partecipiamo a salvare gli uomini, non solo noi stessi, ogni giorno.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Se fa stufarie la così planca. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Proprio quando si è affaticato. Sempre fatto. Io assolutamente. Sono andato a fare test. Io ho detto guarda che forte. Fammi vedere che ansia vuole. Poi la dottora. Thank you.
Ma ha fatto solo dove cazzo, no? E lui, per l'angelo. Col bastone, col pastoral. Sì. Regina Santorum Omnium.
dolcissima. Thank you.
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Seis i benvenuti voi a chi di coico. E disin benvenuti anche al plevan di Paluce, al plevan da Ciurciuvin. Seis i benvenuti a chi sin venuti per tre motivi. Il primo per celebrare la domenica, che è la di consacrata al Signore. E dopo per benedire e inaugurare la cappella da Madonna dal Viandan, vuoi che è la festa da Madonna dal Rosario. E poi anche volin battiare una frutta. Che i genitori hanno voluto portare su in questa occasione perché venne accolta da comunità cristiana e perché ha sete per noi un segno di vita e di speranza. Prima di attaccare questa messa, mettiamoci un momento davanti al Signore e domandiamo anche il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie.
Dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio. Per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». E l'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e stenderà la sua ombra alla potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo, è chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Niente è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Speri, casetti curte, la procurerai. Una per una squempur di le vuoi. A Erin quasi 30 anni che di Ramachas ormai si chiacchierava tan poco. È venuta anche la Silvia vuoi, la Silvia Maieron, che è stata l'ultima a chi in questa chiesa. È stata l'ultima persona che ha netata Kenti e ha seati pra. Come tutto ormai a torni nou, i prats ai tinding a scomparì. La strada qui non era più praticata, gli arbui e il bosco ai tinding a fada farons. Il dosti imprenditor Nino Ferdinando Maieron l'ha pensato che il luc in dula caser in la sos radis in una calera nasciuto suo pari, a non poteva fare che fin. Una disse si inchiatasse in chiesa a me, e hai mostrato che il libro, in una che hai fatto un po' di ricerche storiche, e sotto la voce ramacciata avevi scritto, oggi il luogo è rimasto deserto. E allora Nino mi ha detto, con che lui, alla lettera speraula, mi sono entrata sdenti come una spada, e hai detto, no, a chi bisogna fare. E così, in pochi mesi, alla faccia che vi ho deis. E venita chi, in questi ultimi mesi, vien scoviert tante robe. Vien scoviert una storia. Vien scoviert valors, che sameen ormai lontanons dai nostri vivi, ma valors, viersi quai, non continuino a cori, a ciarì, perché che sintin di vei di bisogno di lor, perché che stin perdintiu. Un luc che sta qui, di Ramachas, nominat da più di 1200 anni in tei documenti. I Maierons, venuts a Cleules, a vivi a chi da scluse, dal 1649. Veniuz a Cleules, e dopo da Cleules, dal 1700, e sono una parte di loro sbrisciati e a Paluce. La strada di Ramachas, che chi la viodeis a chi, che chi vien fatta vuoi, ecco una parte veniente in su e che altra veniente in giù. La strada di Ramachas, che era praticata dai tin antigons, era la strada che la int da Cleules a faceva quando veniva a Paluce. Era la strada che i cramars di Ciurciuvinte faceva quando i lavini in Austria. È una testimonianza ai propri in donne che mi hanno venuto lì, la che ti ha tenuto il nome di Leonardo Plazzotta da Ciurciuvinte, che era un cramare e l'ha voluto regalare che mi hanno venuto che vuoi restaurare e da chi in tal so questo. Una chiesa ute, che testimonia la fede da Nostain, che non faceva mancare mai sulla sua strada, come si vede venita qui, la sua smaide. Indulaca si fermava a pensare, magari poiando un momento la loge o la crascina. Nino, all'arrivare ad ora, gli fa lo svio di un miracolo. In pochi mesi, all' arrivata a quella vecchia chiesa dai coicos, il fra, la strada, ma soradut alla tenuta a salvare questa capelluta e alla volut che a fossin i volontari la int stessa a mettila a questa, perché che la Glesia non è un affar privato, la Glesia è di tutti e tutti hanno di collaborare. E tutti hanno di poterla usare, e lui ha tinta di essere a disposizione di tutti. E se vuoi magari qualcuno ha poi una palanca a chi,
o da rincomprarti cala volta in chiedo, sai io, ai denti, o la planeta del preidi, o qualche alchi, insomma, per poter celebrare la messa, come che hanno fatto già gli operari di Maieron, che hanno regalato il messal nu, e hanno voluto scrivere i loro nomi denti, e hanno voluto regalare quel chialis, la che potete celebrare la messa voi. Ma voi di Maieron, Nino è arrivato ad ora di fare una roba che ne chiedo preidi saresti arrivato ad ora. Acclamato ogni duta che in, carpentiers, muradors, pittors, parfinti il scultor, i alpins, preidis, il nostro storic Molfetta che ha preparato il librut che veis cenciati in taman, e dopo duta in dei nostri paesuz che non vuoi dismentea proprio nessuno, e vuoi duta che sta in all'orgoglio di poter dire in questa greise ut hai lasciato in chio un segno da me bravura e in chio un segno da me fede. Hai stata dedicata alla Madonna dal viandam e potessi capire il farcè. Prendi dut, va ricordando duta che in che ha lustrato questa spedrata slunchi secoli, chiaminant per zora, e chiaminant no weights come che si venius snow a chi, ma venivi su per cleula svei, si chiantava, si preava, non sveniva il flap grosso, e dice mal usati, sì, con chi pensa che le nostre mari si slavino a mettere le scartufole in quella cellula col J-Plan. E dopo vin dedicata a Madonna dal viandan, pace che ei avegli, su che i corin alla Juvei, su quel stradon. Ecco, cavegli, propri sono tutte che in, perché che savin, c'è tante disgrazie scappuarte alla strada, voi. E dopo anche, perché non stetti d'ogni la Madonna, che non stetti d'ogni in questa vita, si induti viandanz, si inchiaminanz verso una patria che vuole sperare che se ti perduti il paradiso. E come segno di vita, di speranza e di volontà, che la nostra mondo, a torni a vivi, speri che arrivi d'ogni e che fruttuta, perché mi sa me che noi siamo arrivati, che vieni di battia. Ecco, un frutto alle sempre segno di vita, un frutto alle segno di speranza, un frutto a nos iude che là in devan. Ecco, questo è il segno di che sbattisim, alle cenciate il prim battisim che si celebra a Cassù, a Ramacias, e pensi che voi, giuta che in che ha vivuto in che chiesa i e che i posi in alla Iua San Daniel ai seti nel chialor in fiesta con noi. Inaugurà una glese uta di mont come da una chiesa, come da un stali, metti a questo una strada a di rivelanus quel che è sempre stato il spirit dei nostri svons, dei nostri vecchios, amà. Sentisci parte integrante das nostre mons. No di las nostre mons non nos dan nua e bisogna schiampar. Bisogna croding lor, e anche se tantas voltas lor nos domandin sacrificis. E ricordasi che è importante fermarsi ogni tanto. Fermarsi in ta vita, magari d'ogni una minuta a tirare un tic il fla. Rinvigoriz da questa presenza di Dio che mai non sbandona, non può continuare con fiducia la nostra strada. Grazie Nino. Bravo Maieron. Grazie a tutta che Inca ha lavorato qui e vi si è battuto veramente le mani. E sono stati in tanti, e tanti bravi, e bravi artisti, come chi con la resione di noi. Non posso mancare di fare un saluto anche ai figli del mio di Nando, che a chi è nascuto e voi sono venuti, e anche a loro. E che questi non ha che anche loro ai son venuti con che era Schulin, mi dicevi, per studiare in Tacuiet a Cassù da Monte.
E dopo è venuto anche tanti di chelati ramacci di coico, che il, come non sai che si chiamava il vecchio, Giovanni, che noi a Clemula si chiamava in cavaletta. E anche quel è venuto, tutti i coicos, perché è una grande famiglia. E a Nino Podin non augurai ogni ben, anche per il suo lavoro, perché sta dando lavoro per 30 famiglie in nostri comprensori. E voi ti potete capire c'è grande ricchezza che è per tutti noi. E mettiamoci in la volontà di Dio, se il Signore vuole che in chiamata svolta si chiatino a chi per fa fiesta insieme, noi veniamo volentieri. E siccome la fruttuta non è venuta, noi spegniamo continuare la messa e chiateremo questo e dopo per battiare. Ma la preghiera dei fedeli? Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio hai suscitato nella Chiesa, rendici degni del sacrificio eucaristico e fa che celebriamo con sincera fede i misteri del tuo Figlio per raccogliere i frutti della redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Vergine del Rosario.
per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Alfredo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace.
cambia. Non più degno di partire la rampa, ma l'incontrato della parola di Santo. Sì, ma qua vi vedono nessun nome, comunque potete capire. Chi ti ha pinche stanno e la provincia fa così poco, ti ha pinche mai, e non stinga a lamentarsi, no? Allora, come non vieni di battià la picciola qui, e dopo vieni di benedì la griseute. E come che si usa sempre, la prima, all'inizio del battesimo, il prede si rivolge ai genitori,
Che nome date alla vostra bambina? Sara. Ecco, questa bambina si chiamerà Sara. Bene, e per Sara siete venuti a chiedere il? Battesimo. Ecco, il battesimo. E allora se mi state attenti qua, voi capite che cosa grossa è il battesimo, tanto importante anche per i genitori. Cari genitori, chiedendo il battesimo per la piccola Sara, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Voi siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. Sì. E voi, padrino e madrina, il padrino si chiama? Fabrizio. Fabrizio. E la madrina? Miriam. Sarebbe lei? Sì. La bambina è bene che la tenga la mamma. Ci hanno dato questa disposizione. No, è della mamma, prima di tutto la figlia. Ci hanno dato la disposizione sbagliata. E tu madrina, e tu padrino, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito tanto importante? Sì. Sì. Con grande gioia, Sara, la nostra comunità ti accoglie e in suo nome io ti segno col segno della croce. E dopo di me anche voi genitori, tu padrino, tu madrina, farete un piccolo segno di croce sulla fronte di Sara. Poi tu adesso e dopo noi. Rispondiamo con me, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. San Daniele, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Santa Agnese, prega per noi. San Nicolò, prega per noi. Santo Svaldo, prega per noi. Santa Gertrude, prega per noi. Santi tutti di Dio, pregate per noi. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacrala tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti ungo con olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli, preghiamo Dio onnipotente perché Sara rinasca la nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Vieni con la tua potenza, oh Padre, santifica quest'acqua, perché in essa l'uomo lavato dal peccato rinasca alla vita nuova di figli. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua, perché i battezzati nella morte e resurrezione di Cristo siano conformi all'immagine del tuo figlio. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua, perché i tuoi eletti rigenerati dallo Spirito Santo entrino a far parte del tuo popolo. Ti preghiamo, Signore. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova la piccola Sara, che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiamo la vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrino e madrina, la piccola Sara che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato, fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù,
è la fede della Chiesa nella quale la vostra piccola viene battezzata. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, che è l'origine e la causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Rinuncio. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Adesso vogliamo sentire il sì dei genitori. Sì. Ecco, un bel sì, no? Nel momento del battesimo della loro piccola. Sì, lo vogliamo, perché questa piccola viene battezzata per loro volontà. E allora, volete dunque che Sara riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Vediamo se so, perché mi tiri fuori tutte queste cose. E la Sara, no, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È calda l'acqua, Sandro. Adesso lo scrivi. La scrivi bene. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberata dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra col crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate per sempre membro del suo corpo, per la vita eterna. Amen. Sara, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a te padrino, a te madrina, è affidato questo segno pasquale. Padrini. No, il pari. Al pari. Segno che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra piccola illuminata da Cristo viva sempre come figlia della luce e perseverando nella fede vada incontro il Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Amen. E il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. 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 Al termine del battesimo, allora la benedizione della cappella. Facciamo la preghiera di benedizione. La grazia. Prima di benedire la Gliese Uta e di Dio sulla robuta. Saveis che Nino ha la smotfur duc. Però non è arrivato a smuovi un, il vescul. Lui voleva che fosse aiuti il vescul, ma il vescul aveva fin per sore che avesse impegno, non l'ha potuto. E allora l'è andata a smuovi il papa, che era più facile, ma c'è che l'aveva più attorno, no? Ma siccome il papa, all'era, questa volta, era in Stati Uniti, non può, allora l'ha mandato il suo telegramma, chi, no? E così al po' darà fa la
il quadro e metti lo denti in ta cappella. No, la so pergamen. E a chi l'ha scritto? A chi l'ha scritto sì? Sua Santità Giovanni Paolo II, di cuore in parte, una speciale benedizione apostolica alla famiglia Maieron, in occasione dell'inaugurazione del restauro della cappella di Ramazzaso, dedicata alla Santa Madonna del Viandante, 8 ottobre 1995. Dal Vaticano, il Vescovo Oscar Rizzato. E alla piccola Sara le lasciamo il ricordino. Al Mancul apporrà Savei la data del suo battesimo, perché che non sai se vuoi che Savei la data perché si sta sbagliando. Al Mancul a chi ha la picchiata per Zora da Liet e apporrà ricordarsi anche di questa giornata. Grazie. Il 4 di novembre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio, trascendente ed eterno, prima della creazione del mondo hai costituito il Cristo, principio e fine dell'universo, e hai congiunto Lui nel mirabile disegno del tuo amore, la Beata Vergine Maria, genitrice e socia del tuo figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. E lei, la donna nuova, che ha risollevato le sorti dell'umanità, decaduta per la colpa della prima Eva. Padre Santo, ascolta le preghiere dei tuoi fedeli, che ti presentano questa chiesetta dedicata alla Beata Vergine del Viandante, perché confortati dalla sua protezione, impariamo nel cuore l'immagine che contemplano, dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Fa che siamo forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nell'avversità, aperti alle condivisioni del benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questo luogo dedicato alla Beata Vergine Maria e vi rimanga per sempre. Amen. Ecco, prima di tagliare il nastro, ecco, ascoltiamo ancora una parola. Allora, innanzitutto un saluto a voi tutti e un grazie di cuore per essere venuti a questa festa. Questa splendida giornata è la cornice ideale per questa importante cerimonia e io desidero ringraziare a nome delle nostre famiglie Maieron, Maier e Desposito tutti coloro che in qualsiasi forma hanno contribuito al recupero della chiesetta. Non potrei elencarvi tutti, anzi rischierei di dimenticare qualcuno. Dal cemento al legno, dai marmi ai decori, dagli infissi ai mobili, dai quadri agli ottoni, dalla Madonna agli ornamenti, dai fiori ai pizzi, tutti si sono impegnati per far rivivere questa vecchia testimonianza di fede. Un grazie al signor Enzo di Cleulis che ha donato il campanile. Ringraziamo i parroci presenti ed in particolare Don Tarcisio ed il signor Morfetta che vi si sono impegnati nella stesura del testo del libretto ricordo che vi verrà distribuito. Ringraziamo il Banco Ambrosiano Veneto che ci ha permesso la realizzazione dello stesso. Un grazie in particolare al gruppo Ana di Paluzza che dopo aver collaborato per mesi oggi ci servirà il pranzo. Grazie di nuovo e basta. Molfetta dovrà dire due parole. Non è soltanto perché mi pare che nell'omelia Don Tarcisio abbia già
spiegato sufficientemente tutti i significati che ruotano attorno a questa cerimonia. Io vorrei semplicemente ricordare qui tutte le generazioni degli uomini che con grandi sacrifici secolari hanno strappato alla montagna campicelli, prati per il loro sostentamento, hanno fermato le frane, le valanghe, eccetera, e quindi con grande amore verso la montagna, ed è anche l'insegnamento che accanto alla forte religiosità che li univa ci hanno voluto lasciare. Quindi, guardando a questi casolari, pensiamo a tutte queste generazioni che ci hanno preceduto, ai sacrifici che hanno fatto per abitarci anche a noi quella che è la vera vita della montagna e quelli che sono i valori ai quali noi sempre dobbiamo guardare. Io termino, perché la storia l'ho già scritta nel libretto e tutti siete già in possesso. Vedi un momento. Prego. Che viene sciore qui 70 anni che è stata qui già la prima volta, no? Provengono di si riguarda? Vedi, un 3-4 anni che veniva da portare già a ora a portare già per un giro di rush, per un giro di pers, per una polezza qualche volta a 6 anni. Ecco, tante volte si veniva viso, a dire un anno ad esempio, così, tante volte si veniva viso? Di primavera si veniva a portare il dan, no? Dopo d'estate si veniva a Sea, in zona il Fen, e da to mangiava le scartufole, si veniva tra i viaggi dan, a Vur. Ecco, quando veniva la neve, sembrava una roba impossibile, ci si faceva a sfendi, insomma, la neve. No, non si veniva. No, si venivano ma che i tre piazza d'anno, di primavera, d'estate, d'attorno. No, con che era la neve, non si veniva, no, di Cleulas. Sì. Ecco, quando venivano le montagne, ad esempio, era una strada importante questa, no? Che quando si poteva passare per Mostiart, era una strada che frequentate. No, questa banda non veniva mai, no, perché non erano di Cleula, semmai loro che avevano in brutto passare, che erano per Efrastors, che avevano in brutto passare, sì, che era il rio. Ecco, di solito l'avevi in compagnia, così ci contavi, ci caravi in che volte? In che volte ci caravi, un tic di gioventù, un tic così po'. E con chi erano insomma il paese, alla via Cleulas, si fermavano e facevano la chiantada e dopo arrivavano a casa po'.
magari stracche ma contente. Ecco, sì. Ecco, c'è carino che quella fiore baritussio? Io chi mi ricordi che anni fa, quando era chiamato Vivio Fradi, era l'Ution e Sulin, Besoles a Cassù, Besoles. E aveva chiamato fuoco il chiamin, era il gran fuoco che si bruciava, era la sera. Mio frate, ti ha mostrato la luce che è il gran fumo, e le venuto su, di che bande da flum su suelt, a dire io dei chi vesi il fumo, il fuoco che si bruciava la chiesa. Allora loro hanno avuto tanto paura di queste, e tan grato che mio frate ora salvato la vita e la chiesa. E hanno fatto sapere al frate Sornando. Sornando gli ha mandato una lettera di ringraziamento dal gran piacere che l'ha fatta. E bon, io a Cassù ho fatto metà gioventù a Sea in Prazza a Cassù. Era l'Ution Biade e la Sulin. Biade in Chielor. E alla buona di Dio tanta fede che sta in semplice, lavoratorie. Umiles e coscienza. E così io venivo volentieri a Cassù, che anche a volte era miseria e toccava venire a Sea se ci voleva comprarsi un fazzoletto, farsi un paio di scarpezze e via via. Che non era come dei timsi com'ho. E così io anche là, anche se maridate, hai fatto 43 giornate a Cassù dal 50, se volevi comprarmi che 4 caps di corredo per maridami, i timps a iera che i caiere. E quindi io ho qui insieme per ringraziare questa int e venivi a Chiataio che dopo Maridades, Sulin e la Luzie di Ades in Chialor Cassù, che mi accolgevi tan volentieri, che mi davi il crau di ras e cartufole, che mangiavi con loro, che semplicità, che onestà, che non parlai mai di smenteami. Int, non mi par ben. Ecco, chi viene in Chialom? Vince che c'è riguardo da lui? Il macciato, che la dote la fa la signora chi è? E c'è stato da distinguere, senti, c'è la conte. Io mi penso che morosavi e venivi su a Chiatà, che la mia femmina ha sei avuti in prazza qui. Cominciavi dalla mattina e fino a mai la sera, facevi 12-13 ore di lavoro. E io venivi da Cave del Predic, venivi a Chiatà. E portavi su ogni tanto che mi pensavi, portavi su due paste e ai sette voli. E mi fate la nostra biele compagnie. Bellissimo, bravo. Ecco, in rappresentanza della comunità montana abbiamo qui il signor Giacomo Pittino, al quale facciamo così una domanda che potremmo fare a tutte queste 500 persone, 600 persone, non si sa quante siano, insomma, no? Ecco, sarebbe da intervistare quasi tutte, però prendiamo lui, vediamo cosa dice. Beh, io sono venuto perché sono stato invitato e il Presidente mi ha dato questa delega di partecipare. È una bella festa della nostra gente di montagna e io venendo da Paluzza, per il sentiero, sì, per la strada, ho visto tante las miners, no, Cardigin, las miners, ecco, erano punti di riferimento della persona che percorreva la strada, che ogni tanto si fermava a fare la preghiera, perché non dimentichiamoci, saremmo dei rozzi, però crediamo ancora in certi valori e approfittiamo di ogni occasione per fare festa assieme, tenendo presente il nostro obiettivo. Ecco. Non si poteva mancare, tanto è la gente che oggi si vede, la gente che un po' da tutti i nostri comuni vicini, ecco, hanno voluto essere presenti. Un ringraziamento particolare a Maieron, che ha della famiglia dei Coico, che lì vediamo proprio, era originario di questa casa, ecco, che ha voluto, essendo in possesso di questa proprietà, ha voluto ritornare alle origini e dando la possibilità anche al viandante di trovare il riposo dell'anima, passando vicino a questa bella cappella restaurata, proprio magnifica, per dire la propria preghiera, ecco, così, dimenticando la fatica che si fa, ecco, come un riposo, ecco. Grazie di nuovo alla famiglia Maieron, ecco. Benissimo, grazie, benissimo. Adesso vediamo. Ecco, chi viene a sciore? Il mio nome si chiamava Pieri. E io si chiama? Io mi chiamo Giovanna, ecco, la Giovanna. Femmina. Ecco, insomma, lavorava qui in c'è periodo?
Cian. Cioè aveva 11 anni, aveva quando stava qui, veniva in mom di Coico e voleva in ben e l'hanno voluto lì qui in famiglia con loro per una stretta giornata l'ha fatta. Di viernes d'estate, d'estate in mom, da Tommy veniva giù e allora cominciava in quella slogia, da togli il fenso in ta mom, lui e Lucia, e veniva giù e l'ha cullato a teste onze, che aveva un vagonone più grande di lui, che diceva che si fermava la iula che pastava i mei e i pers, viaggiava al vagone, beveva un go di latte per farsi forza la, a portare il latte, e su in devur. E così dentro l'inverno delle danze, in stalle. E per la scuola ci combinava? Le latte in scuola, e era anche bravo. Ma allora era una giornata lunghissima una volta, a cominciare proprio presto, presto, e a finire, chissà quando finiva. Io non so come l'ha fatta la scuola, perché l'aveva anche scuola di disegno dopo lui. Dopo un tempo è venuta la guerra e il cambiato tutto. E ma via. In dere Aitis oltre lui, Aitis Fruzzo, era nome lui? Doma lui di Fruzzo, chi doma lui proprio. Non si ricorda, veniva la Svores, da Tome di Primavera, di Cadacleules. Tante svacchie in dere chi, in che volte? Ma io non sai, aveva una stalla plena, dice. Sono 15-16 svacchie. Ecco, 15-16 svacchie addirittura. No, cioè, è più ore. Faceva anche il formare i besoi, in teams das montanes, che non si poteva là, faceva il formare i besoi. Perché che Coico Vecchio, Pieri, al faceva anche il fedar. Perché che chiamavi sì. La Monte di Vacchia Stellane, e allora lui faceva anche il fedar, no? E in quanto si sbassava che aveva Tasvals, che aveva stalon grande alla sua Tasvals, da monte al vigneto Tasvals. E dopo, quando veniva freddo, in novembre, dicembre, la sparava giù e la faceva il formare a chi. Dopo, quando le morti il vecchio, dopo è anche la las besties, per cercare di restare una Mosciulin e la Luzie, Lution, e quindi dopo gli portava il latte a Testeons. Di qualche sala smontana, certo lo tenivi perché il point magari stava 2-3 di sprindi mettilo su sì. E allora scugnivi allora avevi i porciz e davi il latte al porciz sì ma no? Pardon se andare a 16 vacchie se che avevi portato un grum di latte qui in 2 in 3 portavi un latte però avevi 16 vacchie e facevi il fedar del sol dopo quando le morti il vecchio allora hanno diminuito gli animali. Perché che dopo due che sono marita, che sfis, e sono in Lazio in paese, e venivano da stati i figli di Giornando a studiare su, che erano in cinque di loro, e venivano studiati in ta calma, in ta riposa su. E così dopo loro si tenivi in dos tre vacchie, ultimamente, i porcizi, i chiams, così fa bisogno, così che sta zos, che sta zos. E vendeva tutto, anche i porcizi loro, e fumava, e copava, e fumava, e lava in giù, e di romolo, e vendeva tutto il legnome, e toglieva la spesa. Aveva la collina in bocca. E faceva la spesa con che. Gildo, che il da donna la società elettrica, al veniva che il vecchio, a copare il porcizio, a copare i porcizi a casù. Tu anche le morti il vecchio, Pieri, e l'era chi? Sì. Con le è certo che anche come frendeia, che sono era un grumo, io di no, non era problema. No. Mussolini le danno fini in Monz, Monz, e buine scartufole, e rash come cavociutes, e facevi in aldi tutto, e mangiava du dall'or naturale a chi? 30 per giù, per sedonzi le gnò, mandere, da minestra. Quando tutti i cosacchi, i prince cosacchi, arriva su biades, sono stati spaurite, a io riuscì a toccare la porta, e arriva queste cosaccarie, no, che erano portate via, besole, disperate a chi? A san passato, dice, brutti, tremendi, perché finta che su sono arrivati i cosacchi. Però femmine sono anche coraggiose, perché è anche un male, una necessità, brava. Abituate. Sciolina era una maridade, era l'unica che restava a vedrane, il resto sono là tutte, no? E allora aveva questa biada luttia che era abbandonata dal paese, una biadace, e allora la sua ventina donna si faceva in compagnia insieme. Allora Leon Luca porta fortuna per Maridas che sta qui, chissà che Maieron non aveva l'idea di fare un viaggio di nozze, non sai, qualche coppia, no? Sulle bielle basta, sì, le bielle. Sì, sì. Avevi infatti proposta a Gnome di venire qua anche a Slaera Muartes, di venire a stare qui, ma siccome noi avevi la famiglia picciola e chi voleva la candela io, non si è venuto, allora mi era la Silvia. Era in contenza che fosse venuto lui perché lo conoscevi, che era stato un tempo qui e volevi bene.
Allora, Luce non era una volta, logicamente, no? Allora, Ferrai, a raffiche, no? Tantissimi Ferrai, il Fogolare, le vigne di le bellissime, anche, no? Questo è l'originale. L'originale calere era stato originale. Perché la stanza perché che avrebbe tutti gli ultimi signs la Luce. Quando eravamo allora, sulle vecchie, vecchie, allora, tornando, il miei, all'anno studente la Luce. Ma ha durato poco la Luce, perché dopo sono morti, sono morti e via. Erano, sai, 6-7 volte figli. Dopo i morti in guerra, da 15 volte. E quattro sono maritate, quattro figlie e quattro figli. Ho avuto un figlio e la Mari veniva da Paluce. Da Paluce era la Mari, la femmina di Pieri. Di che di Zelmo ci si dice di Peltri. Di Peltri, originali dei vecchi di Peltri che vengono su. Era una bellissima femmina. Lui non era tambiel, però perciò che aveva tutta questa contadinanza, che era parone di tutta questa monta, allora in che volta tocchiava a grapparsi, a scartufole, a fagioli, a svacchi e via via, che se me aveva. E allora trattando di venire, e mi contava Nenno Ricoico, in quanto veniva da Marit, adesso veniva su da Tom, così le giornate un po' grigie, se fai, colpa io di fuori. E il vinte portava via la sfosa oltre la gloria che era il materasso una volta. Ecco, sì. Sì, è vero. Così era. Certo, venire fuori un bel film a rivio di queste robe, sai, no? Sì. Senz'altro. Sì. Ecco, benissimo. Grazie. La Beppe di Peltri ha posto spiegato al mio rimembro. Ecco, chi ti ha carinco la Fernanda, una delle sfiesi Nino Maieron, che ci illustrerà un tichinin la storia di queste iniziative bellissime. Quando diciamo che venuta l'idea, quando è venuta, se Nino ha accettato subito la solidarietà da famè, c'è problema quando è stato, ecco. No, diciamo che circa più di 10-15 anni fa, mio padre voleva già sistemare diciamo, la cappella, no? Aveva già con Biat Pagnocca, che le già guarda un po' di anni, aveva intaccato diciamo, a voleva incomodare, no? Nome che sul momento non aveva avuto l'approvazione, diciamo, il consenso di che altri sparinchi, no? E dopo Pagnocca le muorte, le robe sono là desindismente, via, ogni anno che veniva in su, visto che veniva uscita di là da laghe, no? Ogni anno che veniva in su, io devo in queste robe calare. Io sempre di più, e non si poteva più entrare in Tatiase perché cercare denti tutte. Io di queste robe che era la nostra storia. A tutte le nostre famiglie non si è displaciuto, no? Cioè non si doliva il cuore, cioè io di, non sai, la vecchia chiesa chi, la stalla che aveva denti, in particolare la Gleisiute, no? E era un po' gente che pensavano, no? Però che, l'anno passato abbiamo avuto, no, questa occasione, cioè i nostri cugini, se non sanno se volevano comprare, no? E per noi è stata una buona idea, proprio tenti per salvaguardare una roba che apparteneva a nostre famiglie, no? E ci vino fatta mio pari con tutta la passione che ha calmato in tutte le robe, si è attaccata a fare già i programmi, no? Voleva tutti i cose. Come dai, noi all'inizio vi frenato, un momento in vedere, ma alla sussore, ci mu fastu, ci mu fagiarino, a falc, no? E invece con la teleferica, con l'aiuto veramente, quindi di tutta la popolazione, perché che, come non vi può tutto ringraziare tutti anche voi in queste poche sparaule, no? Se non la facevi in masse lunghe, no? Però sono stati tutti, per fin come vinti, alla tanda che non si è portata a chiesa robe per l'altare, in che ha donato i campanili, la stendines, las roges, è stato un cori di int, no? E cioè voi per noi la più bella giornata, io e mio padre, voi binore, mi ha telefonato a chiesa e mi ha fatto sentire la stiampana e si campanons, calveve per quanto saresti arrivato su, alvaive proprio per l'emozione, ecco, mi aiutate, no? Per l'emozione proprio da far rivivere la nostra storia, in fin dei conti i miei bisnonno, i miei nonno erano qui, noi zio di mio padre sono nasciuti qui, hanno lavorato e a pensare che facevano ogni dì queste strade, per la testionza a Paluccia, a fare la spesa, era un tichinin dura, comunque approfitti di questa occasione per tornare a ringraziare tutti veramente i presini, non voglio escludere, cioè non posso nominare tutti, ma ringrazio tutti, chi ha partecipato, chi ha dato, che si ritiene ringraziato, da tutte le nostre famiglie proprio, no? Sì, veramente, una soddisfazione veramente grande per tutti. Ecco, io pensavo, come, chissà se Nino Maieron che ha dato il via a un disegno, a un miglioramento di tutti i lux, no? I nostri picci, anche di post, miarze, sì, che metro squadro che vengono, insomma, però li tengo ben on, perché sì. la nostra zona è piccola, però tenile ben se è possibile. Non sai, c'è molto di gente con la gente, i giovani che si appassionano, che i sabbia si dedicano a che sprati di vecchio, cioè tenile ben on, ecco, io spero che Nino vi dia anche questi insegnamenti di Cimut, che si può tornare a ricreare un ambiente veramente calmo.
al passo il volo, insomma, come, sarà anche la giornata voi che è così splendide, sì, ma sì, è una roba che veramente voi sentite che esaltate, veramente. Ecco. Cioè, ma c'è succede, purtroppo, tutti voi come voi, a sci lavoro, lui che si corda velocemente, probabilmente anche il giovane hanno là più nella voi, nel team, proprio i materiali di metterci a seala, le erbe, a fam. Però probabilmente anche a chi purignodi, hanno delle persone anziane che vivono di riquart, cioè da riquart che ci muca l'era ramacià, ci muca l'era coico. Però io dico, andate a tante int giovine, che io dico che ci muca è la vita e voi a casù, può darsi che in Tajans hanno un look a chi di cao e di sotto a chi di sore, può darsi che ta carina se ha la erba che davanti chiese con lui pascionche. Ci augurin, perciò che tu entri a paluce e tu hai la erba da... Da se ha, cioè una volta ero in prazo, che si ora l'era dut prat, mi contava mio pari che chi l'era dut prat finti insomma, cioè augurinci proprio, che siete un incentivo proprio anche per tutti i giovani, no? A si capisce che tutti lavorano e tutti hanno il loro problema, sale difficile conciliare questo e quel, no? Però può darsi che voi passando una giornata differente dal solito, ti apri anche loro un ti di più passione, no? Sì, veramente spero in queste... che succede che plan plan col team, ecco, ma che vengi, ecco. Grazie Fernanda. Grazie a voi, grazie. Ecco, qui parliamo con i figli, sì, del dottor Maieron, no? Che ricordi hanno loro, non so, da quando erano bambini? Cominciamo da quando eravate bambini piccoli, ecco, parliamo col signore. Ma noi venivamo qui quando, soprattutto dopo la guerra, quindi avevamo già una certa età, e venivamo d'estate a studiare. E alcuni esami dell'università li abbiamo preparati qui. Io per esempio fisiologia l'ho preparato in questi prati e in queste panche. Io ho abitato qua, è vero, per 4 mesi di fila da giugno a ottobre e ho fatto anatomia. Io venivo su spesso con mio papà, mi ricordo quando è arrivata la luce per la prima volta a Ramazzaso, erano sempre bellissime giornate, belle passeggiate qui in montagna. Ecco, il papà come viveva questi momenti di riposo, anche per lui logicamente, no? Come li viveva? Lui era entusiasta e per lui era un ritorno a quella che erano le sue origini. Difatti quando andavamo qui, ma anche su in Malga, in Val Castellana, ci raccontava di tutte le storie e le vicende della Malga ancora all'inizio del secolo. Per esempio quando a Val Castellana di sopra avevano dovuto spostare le casere perché c'era stata un'epidemia di carbonchio che aveva ucciso quasi tutte le Alpi in alpeggio, e ci raccontava tutte queste vicende di prima della grande guerra, di dopo la guerra, queste cose qui. E la mamma veniva volentieri anche essa, sì, veniva su a passare i periodi di vacanza, di riposo? Veniva anche la mamma, sì, qualche mamma volta. Fino alla fine della guerra è sempre venuta. Dopo c'è stata più difficoltà di fare la strada, vero, ma quando noi eravamo piccoli veniva anche mia mamma. Ecco, adesso i vostri figli come rivedono questi luoghi, con che occhio diciamo, ecco? Beh, un po' diverso dal nostro, adesso i nostri figli vengono qui come forse vanno a fare una passeggiata sui monti, adesso è un po' diverso dalla generazione che ha vissuto ancora qui, no? Sì, non sono legati. È vero che una nota storica resta, è vero, ecco, quindi più che altro è vero, forse teorica, è vero, però resta. Ecco, è meglio lasciare le cose così, aggiungo qualcosa, ad esempio c'è questo campanile, come lo vedete voi, lo avete inserito nel contesto così d'ambiente? Ma è una cosa nuova questa, no? È una cosa bella che sta bene adesso, però non è nei nostri ricordi questa. Sì, no? Ecco, cioè, i nostri ricordi prevedevano la chiesetta, i casali, qui c'erano le coltivazioni delle verdure, no? Mia zia che c'era qui che ci faceva festa quando ci vedeva arrivare, ecco, questi sono i ricordi nostri. C'era il cane di guardia che si chiamava Pronto. Era un nome noto quella volta, sì. Poi volevo chiedere, ecco, non sentivate momenti di solitudine per un ragazzo, così, momenti di solitudine? Cioè non vi stancavate di stare così soli, isolati?
Ma eravamo impegnati abbastanza nello studio, per cui non avevamo questa sensazione, no, anche perché poi dopo venivano gli zii a trovarci, per cui una volta alla settimana, ogni 10 giorni, si faceva poi qualche passeggiata in montagna, si andava in Zuplan sul Cimone, non ne abbiamo fatte di passeggiate. Ma io direi che questa solitudine era ricercata invece. Anche se eravate giovani? Sì, però. Perché adesso noi venivamo qua a studiare, però si andava giù, per esempio io andavo a comprare il giornale, il Calcio Illustrato, avvero ogni mercoledì quando usciva, per esempio andavo a prenderlo a Paluzza. Per mio papà c'è stata una certa delusione il fatto che non si è riusciti a mantenere l'economia qui a Ramazzaso, e lui si era, dopo la morte di mia zia Orsola, ha cercato di incoraggiare anche famiglie a venire su a mantenere anche l'economia agricola, cosa che è riuscita solo per qualche anno e dopo purtroppo non si poteva più. Questo è stato un motivo di delusione nel vedere poi il deserto, poi si ritornava su, però non c'era più la vita che c'era prima. Qui abbiamo, sì, però, di questa proprietà abbiamo optato più per il bosco che conserviamo, ecco, mentre invece è vero abbiamo un pochino rinunziato proprio alla parte agricola, che però nostro padre è vero teneva invece nella massima considerazione, forse molto più di noi. Ecco, qui abbiamo qui anche il signor Nino Maieron, oggi visibilmente soddisfatto, penso, no? Un po' stanco, ma Nino com'è? Beh, insomma, non stanco, distrutto, perché stanotte l'ho fatto in bianco. Comunque è una distruzione che merita, no? Insomma, ho avuto tanta soddisfazione perché oggi intanto non pensavo che venisse tanta gente. Dio, il Signore ci ha dato una bellissima giornata, ringrazio proprio il Signore e la Madonna che ci ha dato una bella giornata, e vedere questo prato incoronato di tanta gente mi ha riempito il cuore anche me. Esatto. E, non so, programmi futuri qui per Ramazzas? Non siamo, accontentiamoci oggi di quello che vi vediamo, però chissà cosa pensa ancora Nino qua. Di portare su un paio di cavalli e andare a passeggio. Sapevo io che c'era qualcosa in testa, benissimo. Benissimo. Ecco, adesso però... Sì. Allora, quando verranno i miei parenti, i miei cugini e anche amici, insomma, no? Io prenderò 2 cavalli, adesso vado in ferie, in pensione e sarò qua a godermi la vecchiaia. Molto bene, complimenti di nuovo al signor Maieron e arrivederci e buon continuamento della giornata così, grazie. Grazie. Io ringrazio Titte Muser, che anche lui si è venuto a firmare questo bel avvenimento storico, no? Penso che anche per lui sia stata tanta soddisfazione venire qui a filmare queste belle cose che penso che oggi saranno poche di queste belle feste qua, no? Non è la festa di piazza, no? Bene, grazie. Ecco chi vinco noi, il reverendo Don Tarcisio, che senz'altro si ricorderà di qualche particolare di Ramazzarsa, che io non ci conosco, eh? Ma se forse domandasse a qualche femminuta di Cleula se può contare un grumplo di me, perché che io sei da su dopo la guerra e dopo la guerra le robe sono cambiate. Ma io per sentire contare a chi... Era un look, indulla che andare tante svacchie, se era vita qui, no? E la femmina da Cleulas si veniva in cavo ora qui, si veniva in A6A. E io mi ricordo, mi conte, però mi ricordo, Alc, mia Maria che io veniva ora qui. E una volta ha portato via una ghialina, no? E questa ghialina l'aveva imbattiata Coic. La coica la clamava, e io di questa ghialinuta mi ricordi sin all'inizio dei 50, 51, 52, 53, come lo sai ben, che una di a mia suola su a chi mi ha mangiato un baton, l'unico ricordo che hai, no? Ma a chi io sai che si veniva in processione a chi ogni anno col plevan in questa gliseute si veniva a fare le rogazioni, e dopo la Inter si fermava sul prato a mangiare, e quest'anno io ho lanciato l'idea che da Cleulas veninca come una volta facendo le rogazioni, e mi sono venuto in 100 dies di loro, sono 400 persone là, e mi sono venuto che era così bello chiattarsi insieme a tornare per queste strade, e mi ha meravigliato tornare a chiattare queste strade, che è ben tenute.
Quindi mi fa sentire piacere questo. Ringrazio Tarcisio. E Odin, che anche sciora che forse sa contare che c'è lui, Odin. Non so, io sei di Udine, lo sai. Benissimo, ecco, c'è pressione che fate queste feste così. Meravigliose, mio di così non poteva essere, perché che le tutto un concorso di Inca, tutte belle, tutte gusti, sta insieme. E è la prima volta che mi succhi, logicamente. Sì. Lo splash la montagna, ma che il cavo inciattato un ciantone che mio di così non poteva essere. Sì, a io lì la strada non so mai che siete un po' così, no? Sì. Sembra che siete tutto il mondo che va su dritto, no? A siete quasi sorpresi, diciamo, no? Sì. Ecco, abbiamo un presidente che è favoloso per trovare questi posti. Ho vinto un presidente che è la fine del mondo. Mi scusi, signora, ma presidente di che associazione? Dei chi del 33. Ho vinto un'associazione che è favolosa. Si riunì ogni mese, o fa gingitis, sempre. Anche di fa dal ben anche altri, proprio veramente è una roba favolosa che si associazione Beppi Agostinis. Ecco, e ci siamo fatti sapere di queste feste. Il presidente al conosca via, al devi vendi, conosce Maieron e naturalmente che lo verrà invitato come si verrà sentito e non se mio su di Udine a proposito di questa roba che è. Ecco. In 30? Ecco, ma anche in 3 può fare il 33. Come i dottori dal predi? Sì. Ecco qui viene il signor Renzo di Cleules, no? E hanno disegnato che non c'è molto che viene fuori queste bellissime idee di questi campanili, perché per noi che si viene su, si indicata tut benon, tut biel, ma che campanili così, è stata una sorpresa veramente grande. C'è molto di sorte queste idee? Ma l'idea è saltata fuori perché l'Eglésia aveva pensato di fare il campanile per ore, ma siccome aveva già regolato il cuvierto, tornare in Baltadut, allora io ho pensato di farlo in banda, per non lasciare la grigia e la cappelluta da sola, così anche il compagno. Benissimo, ecco, vi ho fatto qualche trattamento particolare per resisti alle intemperie, no? Sì, è stato trattato con la pittura, insomma, no? Poi le 10 finite con il ram, non si è arrivato in team perché vi ho cominciato massa tardi il lavoro. Non si è niente l'idea, massa tarda, ecco. Comunque lei in programma di ricuviergioli di ram, bellissimo. La devi venire ricuviergioli. Che dopo si imbrunisce, no? Logicamente, esatto, ecco, benissimo. Ancora sta così, vai. Benissimo. Ecco, intanto lo è. Una magno fi, se no non arrivavi, ecco, perché vi incominciato tardi. Intanto il viso fatto così circa? Vi incominciato la metà di settembre, ma lavorando a binora qualche ora, e la sera dopo il lavoro. La fiesta, il sabato. Tanti lavoro e preghiera, no? Si lavora anche alla fiesta. Ecco, in che casa qui veramente è una preghiera grande. C'è vino, si può dare un nome anche questi campanili, il campanile di Enzo, c'è vino acclamato in qualche maniera, no? In parte. No, Covento, no. Sì. È già l'etichetta scritta sull'albo, Covento Nuati. L'albo, ecco, il visitatore che viene, chiate l'albo per poter la firma, ecco. Sì, è lì su. Le sole il disegno con la firma
la dedica e via. Sì, ma anche se vuole essere un scritto come libro, come si fa insomma di montre, che si ha i libri dentro in tasciatole di lamiere, per lasciare il segno, che il visitatore, ad esempio, a fase, la gita così. No? Ben sull'albo, agiata scritto, ecco. Alle scritte suoi. Ecco, benissimo. Regolato in tal da Glesia. La mia udata bellina ma Dio in tal da Glesia. Infatti che lavorei con lui. E io ogni figlio infatti il toro diciamo dopo. Ha lei un stile praticamente? Ma lei è un stile un po' antico, no? Non è un stile moderno, non la diessi neanche un stile moderno. La diessi di Wurl, insomma il periodo da Glesia. Ecco. Sì. Ringrazio Enzo e dici veramente un bravo di cuor, veramente. Grazie. Sta fresco. A venire in buone cantine qui, eh? Sì. Un po' qualche spalle di già, no? Ecco, facin una domanda che con la sciore? A si clame? Maria. Maria, hai di Cleules? Di Cleules. Di Cleules. Ecco. Io dico, c'è periodo di stare qui in Armaciars? Con chi aveva in 16-17 anni, veniva a Portafurledan, a Ramondà, a Sfortià, a diava le patate da Tom, la signora qui veniva a Seà, che era stata sempre loro a lavoro a Seà, che era la Lutti e la Sciulin. Ah, è qualche ricordo di lui di Armaciars, particolare? Perché si veniva in compagnia, si era contenti, la sera arrivava in via, faceva un chianto la via nuova, per ora dal paese. Ma un particolare comico, ridicolo, non ci pensi? Sì, io sai che non sarei lutti con cui era arrivato in Mongui, aveva messo la bora in tabocchi al chiang. Oh, per via? Perché non baias? Vabbè, che sono incredibile. Sì, sì. E io ci ricordo di Armaciars? Bellissimo. Faccio che era giovine, niente. Faccio che era giovine a lavorare, ma un bellissimo ricordo, l'hai sempre avuto. È un particolare biel, non sai, che hai restato in niente così. Non mi pensi con me, perché sei vecchio ormai. Si veniva qua perché era in tempo di guerra, anche, no? Che si veniva anche. Allora avevi sempre la polenta che aveva, assadeva anche il petrolio, ma se la lava lo stesso. Perché il petrolio? Eppure, anche a volte si annasava da pesce, assadeva da pesce, assadeva da petrolio, assadeva di tutti, come si dice. Ma veniva su con una merce, mi sei dare con una merce la farina, sì. Che faceva, ma si stava bene però. Però il profumo di polenta si sentiva per Armaciars qui, a una certa ora, no? Una sorta di polenta, una polenta, con che se era frutti, no? Sulinga faceva una polenta grande e una piccola. Allora là in simile c'è di che piccola, perché che grande aveva dei grops. Ecco, questa in particolare racconta, insomma, no? Sì. Benissimo. Però, è stato un buon parom, perché non sarà il lavoro di tutti, da quando ero in frutti senti mi sono sposata. È sempre paiazza, non sa. Sempre la sera non spaiava. Di per di ogni sera, hai capito? Sì. Anche qui polizza, non dava un polizzo con che veniva in casa, non dava una polizza. Ma una gallinuta. Ma quando era nel libero la gallina di accordo? Non era il volpe che girava in... No, erano sempre libere. Allora di allenare. Sempre libere? Sempre libere. Non era pericolo di poiane, di volpe, non era... No, era di tutta, che andava con inz, andava con gallina, andava di tutta andare. Ecco, come pomars, melars, perars... Plengale era. E a casu di Zora, erano i chiams con i ras e con le patate, e qui fa giù. Anzi che da Cleoli si viene anche a roba ogni tanto, i ras per scagliare il team di fan, no? Sì. Sì. Ecco, Noles ad esempio, Noles, andare anche Noles praticamente. Di tutto andare, di tutto. Ma toccava di fare via la giornata, spero da 6 minore fino a 6 sera. Sì, sera, sì. Ecco, eri in troppo circa, troppo in 10, 12? Io, i frutti, c'è tanti eri in un slack, no? C'è tanti frutti. E sarei stata una ventina. E dopo l'avevano portato il latte, toglievano il latte qui, l'avevano portato a Testeons, e dopo tornavano e l'avevano su sulla sbalza la sua Aramondà. E dopo la sera tornavano dal lavoro e tornavano a portare il latte a Testeons. Benissimo, bravissime. Ecco, ringrazio e auguri per il futuro.
Ecco, chi viene una sciore di Cleules, no? Che si chiama? Gilda Puntel. Ecco, e da frutta veniva a si riquare, sì, col prede, con la possessione, casera che i tre di davanti a Sense, e dopo io non ho avuto più combinazione. Si è stata dopo una due viazze, a togli patate e a lavorare solo le patate. E era gentante in la relazione? Se... sì, si veniva una grande possessione una volta, sì, dopo ho cominciato a calare, cominciare la int, dopo non si veniva più. E a chi ti è mai venuto? C'è facevi una di Rosari o aveva una sosta particolare? C'è facevi? Facevi una chi dava la benedizione a campagne, per il terremoto, per le stampieste. Dava la benedizione a tutta la gente e poi si tornava su il plampo, via sul paese, Cleves. Ecco, e ieri si ricorda di qualche particolare, non sai, che è succeduto, a chi ramacciare, se da frutta, da giovani, così di qualche storia comica, ridicola, di cosa sei tu, così noi? No, non mi ricordo. La gioventù, così insomma, ecco, no? No, no. Sì, lei. Va bene. E, parliamo adesso con questo ragazzo, questo giovanotto qui, vediamo cosa dice. Ecco. Per Fulan, no? Simo. C'è pressione, ecco, c'è pressione chi fa queste cerimonie, queste feste? C'è chi dice a te stesso? Ma io non so vorrei. È stata una volta che ma io un fan. Mi penso che la chiesa che c'è un carro ridotto, c'è un carro. L'interno, mi penso l'interno, sempre che. Non ti sei stato nemmeno una volta. Comunque la differenza tra io tra prima e dopo, no? Sì, sì. C'è di questo, per i giovani, ecco, guardate che sei il futuro da chi non valade qui. C'è molto io deso, anche dal punto di vista così da campagne, che sta abbandono, che le, c'è a me, non stonne, non c'è un dice questa situazione. Non facevi scas? No, mi dispiacerei se anche la sala là, che roba qui, una roba di nuovo. Mi piace praticamente, vieni un po' isolato, che sto io da solo, faccio che voglia. Ecco. Lavorare qui magari. Ti piacerebbe lavorare qui? Ecco, ti spiace fare esempi? Tic di tutto, no? Scolpire, ha passione, ecco, mentre qui tu sei tranquillo, ti metti no, in una stanza, tac, Sì. Ti piacerebbe, no? Scrivi qualche poesia? Non tu hai passione per poesia, ma avvenga chi la passione anche questa, ti viene la passione per poesia. Ecco, grazie. Ecco, a chi c'è carino con la sciore? Maria di Cleules. Ecco, come si sinta l'ombra bene a chi, no? Ma una volta. Perché io devo loro che venisse primavera per venire a portare le dan per guadagnarsi aldi e comprarsi un grimal. E loro in che la vera fiesta ci preparava petas, ci preparava polenta per tutti si devur da marinde. E loro venivano in qua e l'indomani di San Giuseppe perché via da noi era in Molanif e qua era già là. E loro venivano qua col Gia Binore. E stavano tutti lì a miesdì, mangiavano in castanzuta laiù, c'è chi aveva in devursi, perché in che volta non era c'è coi comò, un ti di polenta, un ti di pan, un ti di o una pete, e un go di ag. E la sera stracas, però contenta, che avevano guadagnato talc. Arrivavano a casa stracas, e l'avevano dritto sta lì e dopo. E però non era tanto di loro che veniva anche a se a. Sì, io non venivo perché avevo due vacche da me e avevo il lavoro a casa. Ma che sì, che aveva di bisogno, alcuni venivano a ramondare, a sforzare e fare tutti i lavori. E ci guadagnavano sì, il necessario, no? Per comprarci un grimalo o altro. C'è tanti settori che erano qui da SEA? Io non posso dire perché io a SEA non è mai stata. Sì, non è stata a SEA. Io sono stata in primavera e basta. Ecco, domandina a Sciore. Cristina. Cristina, ecco, domandina. Sa, però sei di Cleules. È di Cleules. Sì. Se si riguarda tanti settori che erano qui? No, i settori no. Però noi avevamo tolto un prat che partiva da Cleules e veniva qua, che era votto settori in tal prat l'arco, si diceva. A Mieges, Mieges lo portava a Cleules e Mieges lo portava sul stalli qui.
a portare. E in che ho se veniva da sempre a ramondare, a sfortiare, a fare le scartufole, sono sempre state tanto contente. Non avevano nulla, ma erano tanto contente. Gente si erano stracche e dopo si chiamava già, si arrivava ad ora di togliere un grimalo, c'è quel guadagno che avevano. E i chianti, quando arrivavano in quella cedula, si dice, per ora cleules, dopo stracche facevano una bella chiancion che la sentivano per tutto il paese. Benissimo, molto bello. E che chianti che erano, ecco sì, quel reso, qualche chianti che volte magari, sono i chianti comuni di particolare. Era la Caterina che voi, sì? Sì, in che volte si chiantava il mazzolino dei fiori, la bella giardiniera, la chiesetta alpina, e dopo qualche volta chiantava anche qualche frullan, la montanara, dice, sì, che i chianti che sapevano, perché che in che volte, non era i festivali di Cumon, no? Allora alcuni rimandavano i vecchi e alcuni imparavano che i vecchi di noi, fra la gioventù, così. E, ma chiantavano da gusto proprio. E non era qualche brava di chiantare, non era qualche volta? Sì, non era che scasdava in su, sì, era una che là in America e non alde, andava su ieri. E dopo la Nicea che è là in Francia e come la Edda che era anche voi qui, che tengo su alla via Cleula, si chianz. Di Glesie e adesso sempre ieri. Ecco, c'è bene che sarei tornato a tassi tutte, no? E intonassi un chianto, no? Sì, eh? Come sono là, sì, in davanti, sparpagliati, sì. Però hai sempre che dopo la venite in rogazione, non quel da Cidules, per zora il paese, e ahi facevi un bel chianto di Glesie e loro sentivano da perdu la valade. Però da noi lavano a portare legna, se lavano a Portamedes, però la sera faceva tutti il chianti unides per zora al paese, un bel chianti che di una volta cenciati, perché non era radio e televisione in che volta, no? Allora schiantava che i chianti vecchi, però sveva via la svos, bisogna di... Benissimo, grazie. Ecco, come torniamo da 50-60 anni, no? E io dico che questa gioventù di Cleules c'è chiancions che cantava, io dico. E l'allegria è dai giovani, e l'allegria è dai giovani, e l'allegria è dai giovani, e no dai vecchi, no dai vecchi smarirà, e l'ampia blure, e l'anta messe. Bye.
Ecco, qui a Ramazzas abbiamo anche la signora Clelia Salon. Sì, tu, va. Innanzitutto complimenti per essere arrivati quassù, no? Veramente brava, ecco. E da giovane la signora Clelia veniva su di da queste parti, mi sembra, no? Un prato là. Aveva un nome questo prato, ecco, che località? Americhe. Americhe, allora vuol dire che c'era... Oppure Prata d'Alta, ecco. Con chi veniva? Venivo con le donne di servizio, col famiglio, così. In giornata si faceva tutto? Tutto. Era poco il lavoro, perché si trascurava, era troppo lontano. Ecco, portavate sulla ciacule, no? Ecco, cosa consisteva la ciacule? Cosa c'era dentro? La mia mamma metteva dentro di tutto, era qualche cosa di grande. La mia mamma era buonissima, preparava lei ogni cosa per noi. Sì, è buona, tanto. E noi ci si godeva poco assù, ma non proprio qui di là, in un altro coso, in un altro posto. Ecco, venivate su due volte all'anno per fare le fiere? Ero in collegio, venivo una volta all'anno, sì, venivo una volta all'anno così, tanto per venire con le donne, sì. Benissimo. Ogni tanto qualche fiore particolare da raccogliere c'era in quella volta, no? C'era lì, non c'era proprio grandi cose, niente. La mia mamma aveva più belle cose in orto. Aveva anche i suoi gigli carnici, sa, quella roba. No, lì era proprio un po' di qua e di là, c'era un torrente, un ruscello. Ecco, non so, portavate a casa qualche fiore, ecco, che fiori c'erano quella volta? Adesso ci sono i bucanevi, ad esempio, no? I dindings, no? In quella volta c'erano... Sì, ma non si veniva su ancora in quel tempo, più avanti, giusto a vedere, a falciare qualcosa. Sì, non era una gita, di solito non venivate a fare gite qui, venivate solo per falciare e basta, ecco. Loro, chi veniva con me, chi... Sì. Benissimo. Allora, grazie. Grazie. Sei stato gentile, sai. Vecchi con la mesciore. Gira via un tichino. Permesso, ecco, qui abbiamo la signora. Io mi chiamo Englaro, sono di Paluzza, di papà, di mamma Treppo. Ecco, ha qualche ricordo di Ramazzas qui lei? No, io mi ricordo il figlio che abitava qui, che faceva il casaro a Trepocarnico. Quello sì, mi ricordo bene, sì. E il resto no, non sono mai stata. È la prima volta che viene? La prima volta. E ha fatto fatica a venire su? Sono venuta dalla parte di Cleulis e sono stanca adesso perché sono anziana io. Ma adesso per ritornare indietro che c'è un po' di salita? Vado in giù di questa parte. Ha già studiato il percorso attentamente, no? Sì. Ecco, pian piano con... Pian piano è più vicino, qui è troppo lontano. Vabbè. Intanto vi godete questo bellissimo pomeriggio, è vero? Sì, sono stata molto contenta di essere venuta e allora adesso si va presto a casa a riposare dopo perché le gambe sono un po' stanche. Benissimo, grazie. Prego. Ecco, chi viene la signora? Luisa Maiaron. Ecco, e a stare chi? Quante era frutta? 30 anni fa. Io avevo 4 anni e sta 6 anni. E la via scuola Paluccia e mi pensi, non sai io, da Neif. Ecco, in che momento sei, quando neveva che provava a fuori, come fai a
E allora bellissimo, perché che mio padre l'avrei davanti la stivella si spendi. Dopo non diceva, vuoi ti vedi camminare che sì, la casa è passata io. E così allora glaciate e noi passavamo sempre lì. E per tornare dopo la sera a casa, tornavi da soli? Sì, tornavo in Bessoli. Sì, e non sportava la prima volta, ma dopo tornavo in Bessoli. Era un sacrificio grande o era un'abitudine ormai? No, per me era bellissimo. Sì, veramente, era tan bellissimo. Da Tom, come una giornata come voi, non sai, io ero che i miei colors, non so, sì, arrivavo in su, era il falchetto, la svialina, se la sbattia, le mari, insomma, sì. Come io aiuto ne date sulle chiese, no? Sì. 1930 volt, cioè è stata costruita da 30 volt, è stata restaurata da 30 volt, se non sbagli, ecco. Ad essere restaurata perché comunque non si sa sta chi all'era sempre che è scritta io, era sì. Così. All'era sta c'è mucalera, sì, a parte l'imperlinat, ma alle duce mucalera, sì. Proprio preciso. L'era il fogolar, che l'era bielissim, che l'era questa biala polente, e giuavin, così per rispondere ai madrax. Un all'era aveva il chian sotto la cuccia, all'era il madrac, noi ci sentavamo sempre solo, una volta la cuccia era ribaltata, all'era un gran madracon verde, e dopo mio frate diceva pari, ven madracon, allora mio padre giocato la palla, e lo va a fare, si può. Come facevi a passare la giornata così del tempo libero? C'è giù che avevi? D'estate aiutavo in memoria a spandere la sols, dopo avevo spandito i cavoi, dopo avevo di fare il fengo, portavo io con la... non facevo il fascio, portavo io con la sfrascia, scopavo in denti, sì, buttavo in denti intestali. Sì, così, e dopo giuavin, non sai, vevin di là per esempio, c'è us, mio frate invece, vevin 50 us perché mio marito vendeva teste once, e mio frate invece almolava dentro un chiang, spaccava su tutti gli us, mio marito non usava un po' di facca. Ecco, c'è danza che avevo fatto, oltre gli us, facevi qualche danza particolare, non sai... No. Allora vengono giù sugli arboi, facevano tipo Tarzans, che come i frutti forse ne sanno che la più. Si può. Comunque slogature, fratture, mai fanno nulla. No, mi fradis niente. Dopo vengono a prea ogni sera, sì, da cappelluta, rosari, sì, forse era più cari deving. Sì. Venivi su in Tafaus visit ogni tanto? Sì, non svignevi. Ecco, c'era Puart, venivi su così a fare la passeggiata? O qualche... E mia mari passava 2-3 sciorus di Cleo, la sono allora titaia con il già abbiato, e prepara il brut, e davanti di brut perché la strada era lunga. E che hai ti scompagni, se no già in Silvia c'è mustasto e benon, e mangiava un tè di formaggi, un tic di salam, beveva anche dopo il laving. Sì. E veniva su qualche amico di scuole a fare compagnia ogni tanto? Sì, veniva. L'unis veniva sempre, mi pensi, l'Antonietta, la parrucchiere, veniva sempre a fare una passeggiata, si chiacchierava un bel piaciuto come mari. E fruits non, ma no. Amici, se non venivi su, sì, amici di scuole? Sì, che da teste onze vignevi, sì, vignevi. E mangiavi così, poi dopo poi prato. E quando veniva la montagna? Quando veniva la montagna, con questi appicci non si capisce, no? Era bellissimo per me. Perché veniva questa gonna, il flum non l'era, c'è ben, non si va a scuola. Ecco, sì, poi no? Dopo si stava 3-4 giorni a casa, dopo tornavano a fare il flum, il point della società elettrica, si tornava alla scuola. E con questi frutti forse non si capisce il problema, si sa mai che tutto sette un giorno. Ma ecco, di fronte a questi problemi qui, perché i frutti di chi di Remacias non lavano a scuola a Cleules? Perché era Remacias e diceva che le sono palucce, e perciò scugnava la palucce. Capito. Non sai, sì, sì, vabbè, siccome che quando veniva la smontana era in frequenza una volta, no? Quindi era più brutta. Addirittura, per andare in rius che passavi, sì, ecco, sì, esattamente, sì. Quando messa la società sì, elettrica. Sì, ecco, è vero, sì. Ah, dopo era che sciorutta, io mi venso un tic alla volta. Ma non sai, c'è che... Di Lauro, la mar di Lauro. Sì, la mar di Lauro. Che veniva in chiesa a scuola con noi, la Silvana. Ecco. Allora prima ci fermavi in Aino, usava il crosto, il caffè latte, sì. Mangiavi, bevevi in Aino, poi veniva in su. Ecco, bellissimo. Altri ricordi particolari?
E non mi sa, io avrei saputo bene se mi sarei piaciuto comprarlo anche a me. Ma non bevi bene. Ecco, però come è contenta che hai dovuto tutto sistemare, no? Ma sembra di ringiovanire, no? Un po'. Sì, più che forse dei parons. Perché questa era mia, non vorrei venduta di nessuno, sai, vorrei fatto un qualsiasi sacrificio. Magari una stanzuta in lì, ma vorrei tenere un gnof. Sì, forse perché chi non ha vivuto, chi non sai. Sì, dopo poi col Vigneva, il professor Ferdinando, il Vigneva, una volta aveva la socchia marutta, al mangiava con noi, e non sportava sempre alc, mia madre diceva, di dà qualche vitamina, no, i frutti non ci ha di dà nessuna vitamina, da rus, formaggi, latte, che sta roba, sai, po'. Aveva i miei rintiati, c'è bene, eh? Sì, che sì. Ringraziante, signor Cindy Sanz. Ecco, in ta casa appunto di malattie così, c'è molto, c'è problema, venivi sul miedi, sei stato qualche volta il miedi anche, con chi si malavi magari in viera così, che, mai clamato? No. Mai clamato. Mi mare non sfaggiava tutta sola. Si usava roba, sì, se era l'influenza, non usava, sì, flor di tè, un tic di mil, se non ci lavo, e non posso dire. So, usava un particolare, sì, così, sì, semplice. Sì, è di frutta, era particolare, come cresciu. Comunque, se nasus, cresciuz, sans, sì, benon, no? Sì. Benissimo. Culare di remacciar, sì. Benissimo. Ecco, ecco chi viene il comandante della stazione forestale di Paluce, il maresciallo Peresson, che non si illustrerà un tecnico dal suo punto di vista forestale, così che questo cambiamento che è succeduto qui a Macciars, no? Beh, forse no, non si che i vini a cambiare tutto, no? Tal senso che, specialmente che gli ultimi anni qui passavano e vi vedevi il degrado di questo ambiente, no? Che si vede da Bessò, no? È un bel posto stupendo, a contatto della natura e dall'ambiente, anzi quasi l'ambiente, il bosco lo stava schiaffando. E aveva dato merito a Maieron di aver fatto, proprio come diceva Don Tarcisio, un miracolo, perché è arrivata a salvare una struttura che era, noi pensavamo che oramai fosse perduta, insomma, no? E per noi, che si usava a passare qui no, due o tre viazze ad anno o più, no? Come dei nostri itinerari, e arrivava come ho chiesto il prazziato, io di la glese come date, e viert, insomma, e fin a manzo al bosco, però qua anche si arriva in un splash, e fin come il chiavrul si pascin, eccoci. Sì, a me di respirare una teoria, no? Fa bene anche una giornata meravigliosa, no? Ma ad respirare, un'atmosfera veramente particolare, ecco. E augurisci di che ti siamo spuesti a venire come questo, ecco, questo è un, sì, augurio grande, no? L'augurio alle sensate, no? Comunque pensi che in chiarni, boh, no? Un po' alla volta stin rendinsi conto di aver toccato il fondo e questo è venuto a buone segnali a tor di riprese, di tradizioni, di lavori. Vuol dire che come popolo non vogliamo morire, insomma, e vogliamo tenere viva la nostra tradizione e ci ridere là in davanti. Questa è un, secondo me, un di questa serie di mosaici che i scugnini ricomponi, ecco. Sì, ecco, io voglio fare altre domande, comunque mi sono tagliato, no? Però, da un punto di vista tecnico, la Int fa bene come dai, come è benon, interviene benon, cioè non vorrei sentire un plan regolatore di queste zone private, no? Se no che non viene fuori magari una bruttura o sì, che se ti seguite con un certo criterio queste evoluzioni, sai bene, ecco. Certo, a chi sta non solo gli uffici tecnici comunali e chi ha programma, no? Ma sono ridotti anche i professionisti, chiacchierini di architetti e così, che hanno rendersi conto che il ben più grande che viene noi è le cicche che sono nascute spontaneamente. E dopo si può elaborare ciò che si vuole, però la di essere mantenuto queste caratteristiche, che è originale e ha valore, questo è il valore. E pertanto, secondo me, le amministrazioni comunali a Scogning, se non hanno già fatto pensare che stanno di prevenire e anticipare già i privati, in modo che
In che caso chi dice che questo nino l'ha fatto benissimo, ma la cerò di rispettare la tipologia, l'ambiente, le che è di prima, la cerò di migliorarlo, e così è di essi per tutti, pensi. Benissimo, ringrazio il maresciallo Peresson. E io dico mo si attenti mo qualche persona capo al maestri Mario Lazzaro, ecco, grazie, sormestri buon di benvenuta a Ramacciars, sì, sì. Ma nulla, e facendo domande al maestri che no. No, non è venuto in Italia di componere Villotte per Macias. E camminetti la speraule se aumenterai quattro note. Presto fare, no? Sì. Sì. Per prossimo anno. Ecco, faremo. Faremo. Sì. Ecco. Ecco, hai qualche riguardo di Macias, i mestri, quando eri giovane? Sì, e veniamo insieme, a benedire a Macias, li oi meno po' Pasche, ma se viene con Goricizzo, il Muini Toni. E no, 4-5 chierichetti che si vedeva su, e si vedeva volentieri, perché si trattava la Sulin, che aveva preparato in tartinel, e dici tutto, poace, salams, musets, di tutti, e no, purtroppo si vedeva in volentieri, e dopo mangiate, bevuto, no, non si beveva tanto, ma mangiate sì, e si trovava io contento, quando si arrivava in Fretors, il Predi e il Mulini hanno mandato in Chiase e loro continuavano su Parmosciart a benedire la Chiase da Parmosciart fino a Smuses. E allora, bon, basta, no? Sì, bon. Grazie, grazie. Ecco, domanda a Sciore Luzia qui. C'è impressione scala di Ramacciars? Io in queste monta qui di queste bande non sei mai venuta, perché la nostra monta era la monta di sulle bande di Naunine, vevin i praschi da Mocchine su e su. Sì. A chi su hai noi mai stato, una volta sole, che erano i movisci, la lutti o dicevi Sulin, Kentai. Però hai un vago ricordo da Glesie che sei entrato una volta. Da resto non sai, voi state stati bellissimi e non sarà l'ultima volta che vengo, mi auguri. Ecco, grazie, grazie. Permesso? Scusate se mi intrometto. Ecco, queste signore qui c'è riguardate di Ramacciars. Io di Ramacciars non dai troppo. Però di Luca in dai tanchi non posso smettere aiu. Per via? Per via la sua pittura. Ah, ecco. La pittura della nostra iglesia di Ciuciuvin. E io, è stato con me in imperatore, io a Luca e voi tanti che è il buon che mai. Benissimo. Una bella manifestazione di affetto, di amicizie. Ecco. E è di Ciuciuvin allora, ecco. E io per Luca di sempre. E gli hai detto una volta che il pitturale della nostra iglesia su Adal, Luca vieni da me a bere il caffè, vieni dopo, non è venuto gran. Allora fa sarei in restaurare tutte le smaine da Valade, eh? Lo sai, ma le tan brav, ma le tan brav, che Luca non è un brav compagno, basta. Benissimo, grazie. Per tanti lo conosci io. Ecco. A chi vi lascio rivigliute? Che non sconterà la sua impressione di Ramacciars. Se è la prima volta che state, se venite in Chiemò, ecco. Beh, voi non è la prima di chi viene. Ieri venite in Chiemò 3-4 Nadal consecutivi, con noi, perché il dì di Nadal dopo mangiato, non si sa mai che fa. Allora noi venivamo a fare un giro mediante che non era mai neif, e ci veniva su di Cadalag, e ci veniva su a fare un giro, e avviò la Madonna, ma non era così, era tutta abbandonata, faceva proprio in penne. Come invece alle tornate a vivi tutti, ecco, veramente biel, veramente biel. Ecco, voi vi incantate, no? Sì. Fate feste così, sperando che siete anche i prossimi anni, fanno anniversario, non sai, ti fanno feste proprio te, quasi rituali, perché è un periodo come ottobre, la gente è quiete, non le ferie, tutti, il lavoro sono finiti. A Sarasbiel Biel e chiatassi sempre il signor Mairon se dipende da lui, no? E io dico che sì, non voglio anticipare la salute, per l'amore di Dio, però
È una bella iniziativa, no mo? È una bellissima idea, veramente. Dopo anche la Madonna da Rosari, no? È tutta combine, no? Ecco, sì, dovrebbe non così. Non bisogna dismettere, innanzitutto, che la festa è partire per queste, ecco, per Madonna, no? Queste, sì, esattamente. Voi non sapete bene le giornate? Sì. Lo sai. Come ti chiami? Marica. Cosa fai di bello? Sto prendendo d'acqua. Ti piace quest'acqua? Cosa ti sembra, Buona. Non è troppo fredda? No. È più buona l'acqua minerale? Sì. Ah, bene. Adesso a chi porti quest'acqua? La mamma. Con chi sei venuta su? Con la mamma e la zia e i miei cugini. È la prima volta che vieni qui? No, la seconda. Sei stata prima dei lavori? Hai visto come, ti ricordi com'era prima per caso? Ho visto un po' la chiesa quando era che stavano costruendo. Ecco, cosa ti sembra l'impressione così, cosa ti dice questa giornata in particolare? Cos'era? È una giornata normale per te? O è bella, o è bellissima? Com'è? Bella. Bella, no? Vedi tutta questa gente? Ti piace vedere tutta questa gente? Sì? Sì. Allegria, no? Bene. Grazie, sai? Ciao. Chiore? Vera di Ciurciuvint. Ah, di Ciurciuvint, Allora, è già stata in Chiemon che era Macias? Ma stade. Come mai? Perché non avevi il motivo di venire, no? Non hai mai sentito nominare Macias? Sì, nominati, che faccio che sai che veniva a fare fin l'anno di Ciurciuvint, che è di Remobile, a venire a fare il fin che portava il fin col filo sbalz, e lo portava a Ciurciuvint, con la loggia. E c'è cioè, se me immaginavi un pesco così caratteristico, no? No, perché è stinto se non si usa nulla. Ecco, è proprio spettacolo questo. Ospedale si sta qui? Sì, lui. Mi piace la montagna, la campagna, così. Mi piace. C'è tanto. Benissimo. E i giovani qui? Contento di essere stato. È la prima volta che tu vieni su? Sì, sì. Allora, questo. Non sai, c'è chi piace in particolare che spuesta qui, ti ha colpito anche di particolare? No, le questa sorelle e un piacere sta anche, sì. Si può stare. Allora tu ti ripromesi di tornare a fare qualche giro? Sì, sì. Mi segui, no? Forse sì. Benissimo, grazie. Signor Monferroni! Però c'è il
in Savino, calentenditori, opere d'arte, no? Rising. Ecco. Il tuo, ecco, dal punto di vista così, dal tuo giudizio. Hanno fatto bene a mettere a posto, se no qua su chi arrivava a mettere a posto? A parte che l'hanno fatto i proprietari, anche se hanno comperato via avanti, però almeno hanno, il sacrificio che hanno fatto l'hanno dimostrato. Perché che su qui veniva? Nessuno. Quanti anni era che era chiuso tutto qua? C'è tagliai. Ma io pensi dopo la guerra, no, la 50 pensi io. La 50, 55, gli anni 55. Sì, dopo che la nonna è morta, più nessuno è venuto su e neanche nessuno è venuto a mettere a posto. È stata una bella idea che lui ha avuto di sistemare. Hai visto tutta la gente che è venuta, che ha apprezzato quello che hanno fatto. È meglio di così. Visto? Ma venivi tu su da... No, una volta solo sono venuto io. Una volta solo che era ancora viva la nonna, è una signora che era qui a aiutare a fare i lavori a quei tempi. Dopo non ho avuto mai l'occasione io di venire. Allora tu ti ricordi c'è Mucaere, tu hai un'idea c'è Mucaere una volta, sì. C'è Mucaere Bieldud, no? Sì, era tutto a posto ancora a quei tempi, perché venivano a aiutare a falciare, avevano le bestie e dopo piano piano la nonna è morta, ognuno è andato per il suo destino e cosa vuoi? Allora a San Medde ricreasse io di queste, no? Qualche cosa, un posto del genere. E quindi più con la strada, perché con la strada lì può venire su qualcuno, dice, tutti possono venire, né pericolosa né niente, no? E dopo quando arrivano su da ora in poi trovano sempre ospitalità qua ormai. Ma si torna come una volta? Alle vierte il ghetto? Sì. Sì, perché lo crowd che avevi fatto, tutti che lavora, chi per lasciare un sierato, c'è. Almeno d'estate, qualche la inta viaggia, almeno avranno un punto di dove arrivare. Ecco, anche in caso di passeggiate, ad esempio, se avevi un temporale, un eploe, ecco, ti un te di riparo, ecco. Trovano tutto qua. E l'essenziale è che l'acqua, perché in certe montagne l'acqua non c'è. Come da noi, là abbiamo poca acqua, la montagna, invece qui abbiamo tutto. E in Tiaghe Buine, no? Sì. Freschi, benone. Sì, io penso di sì, perché c'è tutta roba di sorgente. L'acqua è dotta alle lontane. Benissimo, grazie Savino. Angela, da Tamau, e senti anche la sua impressione, no? Di questo Ramacciars, di ciò che pensi, cioè che c'è che pare, ecco. E io penso tan biel, e hanno fatto tan benon, insomma anche la Madonna biele. Allora venire a fare qualche passeggiare come più volentieri? Sì, la prima volta che vengo qui e sei restate soddisfatte. Benissimo, grazie. Ecco, bravo signore, cioè veramente io c'è carabinieri. La signora, si chiama la signora. Cioè. Oh, io dico chi è la signora in costume. Cioè. Rappresenta lui. Sì. Rappresenta la signora. Cioè, io sono Maria di Ricci, di ecco. Maria di Testeon, sì. Cioè è un lontano mio parente, perché mia nonna era di Castions, ecco, abitava proprio nelle ultime case di Castions, è vero, e io mi sento, insomma, ho un onore, cioè, di partecipare a questa festa così, dato che mia nonna era di queste parti, ecco, e mi sento proprio così, ecco. Di chiase. Di chiase, ecco, mi sento casalingo, va là. Ah, la signora Maria che dirizza ci dice, la sua impressione. Bellissimo, è stata una festa meravigliosa, Nino l'ha lavorato più di sue possibilità e si contenta tutti. Benissimo. Sono felice di essere un grazie. Sei di che sbandes qui a venire a fare l'allenamento, chi è un gruppo di atleti? Ecco Gaetano, non sta stiampando, chi è che stiampa? Venga. No! Domanda a nome se venivi a fare l'allenamento di che sbandes qui? No, mai. Ecco, non mai. Era un percorso. Che è un percorso fuori dai programmi, cose che si circa più plan, pamularie. Era massa forse. Sì, no. Di livello, masse... Fuori, ma se che ripassa l'aghe, che si impidono lì il puinte e via. Allora, da escludi, da non indica agli atleti. Per atleti senior che hanno finito 20 anni. Sì. Ecco, io voglio con i frutti, forse hanno bisogno esatto. Di più protezione. Va bene. Tutto grazie. Ciao.
un bel bravo a se ora deve mettere i tassotti, no? Che è stata. Sì, sei stata anche tanti anni fa. Eri a Benedì ogni tanto con il signor Santo Goricizzo, a Cassù, tutti gli anni di botte. Venivi in su e qui si passavano in biele mezze giornate, mangiando fuace, salam e formati. Ma per tanti anni invece ho fatto così, da frutti insomma? Era da frutti. Sì, da frutto su, sì. E dopo anche da grande si passava di queste bande, parlava che si lava a Pit, si lava a Cleule, anche di queste bande. Si passava su a chi? Sempre stato un bel pesche. Non sai, si ripromette di tornare su a fare quando ci si interessa? A voi di tornare su? Senz'altro sperin di tornare su qualche fase di essere che muoio in fuorci poi ritorna su, no? Sì, auguri, senz'altro. Sì, grazie. Sì. No. Sentite bambine, come vi chiamate voi, Tu come ti chiami? Io Sara, io Giulia. Giulia e Sara. Sara. Di dove siete? Di Cercimento. Con chi siete venuti su? Con lei. No, con la mamma e con il papà e con la nonna. Avete fatto fatica? No. E vi è piaciuta questa giornata? Sì. Tornerete su in seguito a fare passeggiate? Non so. Ma ti piacerebbe tornare? Sì. Cosa vi è piaciuto di più? Di questo luogo, di questo posto. Vediamo la Giulia. Cosa ti è piaciuto di più? La casa. La Madonnuta, può dire. Ma hai visto la Madonnina? Hai visto che è bella? Sì. I vestiti belli, 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 Sì. E poi cosa ti è piaciuto anche? La chiesa. Sì. E il campanile, guarda che bello che è, guarda la campana che mi suona, guarda. Verrai su a suonarlo ogni tanto, Sì. Sì. Anche se fa un po' di fatica, non importa, no? Ecco. Bravo. E tu come ti chiami? Federica. Ah, Federica, bravissima. Siete cugine? Cuginette? No? Non lo sappiamo. Come non lo sapete? Non. E voi siete gemelline intanto, no? No, sorelle. Gemelle? Sorelle! Sì, sorelle, gemelle. No! Chi è più giovane? Lei! Ma mettetevi d'accordo! Chi è più giovane? Quanti anni hai tu? 5. E tu 5? 6! Ah! 6 e mezzo! Siete uguali! Bene, vi ringrazio, fate un buon ritorno a casa, E a scuola... Quando fate i compitini a scuola vi ricorderete di questa gita da qui, no? Sì. Nei pensierini, no? Ecco, dovete scrivere tanto tanto, Ecco, brave. Ciao! Ciao! E se ce l'avevi un po' di din, sì? Vediamo adesso, guarda che bella bambina. Ecco, il sole è sceso dietro a Ramacciars. Lo ringraziamo per averci illuminato questa bellissima giornata. La gente pian pianino sta scendendo a valle, penso che sia stata molto soddisfatta con una giornata del genere, una giornata di fede e anche di ricreazione. Speriamo di tornare a risentire questo suono di campana il prossimo anno tutti insieme. È un augurio per tutti. Arrivederci. Un altro anno torneremo se piace Dio Signore. Bene, grazie. Ciao. E tornate primavera col profumo di Milodos, tutto il mondo al mudecere. Tu che torni i colori, anche tu sei tornate, si silute su che lei, vorrei stati una bussate e tigniti sul mio sé. Lavato si silute, non sta là
così lontano, va a scoli la tua sute, di frosut e di panta. Se per caso, quando tu torni, no tu sentis la me voz, va laiù dal cimitieri, va boiati.